attuale, che è quello dell'infiltrazione dei colletti sporchi nel sistema economico e sociale calabrese. Prima di tutto mi preme presentarvi, per quanti non lo sapessero, il nostro appuntamento con 50 e più università, perché è un cenno per quanti non lo conoscessero, in quanto la nostra 50 e più università è un soggetto unico nazionale, per cui le singole sedi territoriali ne assumono finalità ed autonomia. La 50 e più università nasce a Roma nel 1989, promuovendo lo sviluppo culturale e sociale degli iscritti, organizzando corsi, visite guidate, momenti di aggregazione, viaggi, concerti, ed è una università nata e mutata come università dell'esperienza. Il suo segreto è collegare i libri con la vita, leggere la vita con l'aiuto dei libri ed i libri con l'aiuto dell'esperienza. La 50 e più università è l'emanazione del sistema 50 e più ENASCO per le attività culturali. Ma poi abbiamo 50 e più turismo, 50 e più CAF per le attività fiscali, di cui vi presento il nostro direttore, che è dell'ufficio ENASCO. Poi abbiamo 50 e più editoriale, 50 e più net per la telefonia, 50 e più Serena come assicurazioni e così via. Siamo l'unica associazione, in effetti, sul territorio che, oltre a dare momenti di aggregazione e momenti culturali, in effetti offre dei servizi. Ci sono anziani, giovani, ma poco vitali, ed anziani avanti negli anni, ancora vivaci ed attivi. Nel terzo millennio è giusto pensare che la generazione anziana, con vita sempre allungata, recuperi il ruolo e responsabilità, basta con certi stereotipi, vero? In una società consumistica bisogna sconfiggere la marginalità, soprattutto dell'anziano vitale, e sconfiggere le vecchie e le nuove solitudini. L'anziano non è un problema, ma un segno di civiltà, poiché è ricco di esperienza. Per questo motivo, anche a Catanzaro, abbiamo istituito nel 2007 la Università dell'Esperienza. Siamo una delle 12 sedi in Italia e, dopo Roma, che ha la bellezza di 13 sedi, abbiamo Foggia, Lucca, Livorno, Massa, Udine, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Prato e Milano. Mi è gradito presentarvi a questo scopo tutto ciò che è stato fatto, un lavoro breve ma molto interessante, un lavoro fatto a Catanzaro negli ultimi 3 anni, e a questo proposito voglio presentarvi questa breve slide che vi dà l'idea di ciò che in effetti Catanzaro, come 50 e più università, ha fatto. Quindi vi lascio per soli 5 minuti, grazie. Thank you.
applauso, grazie. Questo è quanto è stato fatto in questi lunghi 3 anni di lavoro e che spero abbiano soddisfatto le persone che frequentando i nostri corsi e le nostre i nostri momenti di socializzazione con un minimo di fine culturale abbia soddisfatto quindi tutti noi e chi è intervenuto. Per quanto riguarda invece questa sera che riapriamo i battenti quindi per il nuovo anno, mi è gradito quindi introdurre un nostro amico relatore di spicco, quindi l'avvocato Luigi Giambrone, che ha fondato insieme alla moglie, che è qui presente, la salutiamo, l'avvocato Antonella Mascaro, lo studio legale Giambrone Mascaro. Si occupa di diritto comunitario ed internazionale ed ha esercitato la sua difesa in tutta Italia per svariati reati. Alcuni sono arrivati alla ribalta nazionale con partecipazione a trasmissioni televisive sulla RAI nazionale sin dal 1995. L'avvocato Luigi Giambrone segue il ramo del diritto penale dalla fase dell'indagine preliminare alla Suprema Corte di Cassazione. Si interessa quindi sia di omicidio, di reati di strage, associazione semplice di stampo mafioso, traffico d'armi, estorsione, usura e di altri, come difensore anche per enti pubblici. Specializzato anche in reati di bancarotta semplice e fraudolenta, reati finanziari commessi via internet, reati concernenti la responsabilità professionale. Consulente giuridico di enti pubblici e vicepresidente dell'Associazione Cultura, Ragione e il Tempo. Arriva quindi fino in Cassazione. La serata ha un tema speciale, abbiamo detto, che è quello l'infiltrazione dei colletti sporchi nel tessuto economico e sociale calabrese. Affrontiamo un tema che in effetti non è solo regionale. I problemi essenziali della regione nostra sono due: il lavoro ed il reddito, quindi potremmo dire la povertà. C'è il problema della criminalità, dell'andrangheta, della mafia, che costruisce il suo potere in una società fragile, senza risorse economiche, senza classe dirigente spesso, quindi senza diritti. I calabresi non sono tutti mafiosi e questo lo dovremmo gridare a gran voce, perché in effetti spesso la Calabria è etichettata come la regione della mafia, questo non è vero. I mafiosi sono in Calabria come in tutta Italia, ma ciò che a noi preme questa sera è parlare di un tema, i colletti sporchi. Vediamo cosa ha da dirci il nostro relatore e lo ringrazio innanzitutto per la sua bontà, per la sua collaborazione e per averci prediletto ancora una volta, anche se il tema talmente interessante lo ha sviluppato in tutta Italia. Grazie. Sono io ovviamente a ringraziare voi dell'invito e mi date la possibilità di trattare questo tema, che è vero, è un tema, sto girando quasi 2 anni ormai che giriamo per tutta l'Italia, così facciamo anche capire a chi giù al nord ci ascolta che insomma la Calabria, la Sicilia, il Meridione non è tutta 'ndrangheta, non è tutta mafia, non è tutta Sacra Corona Unita, non è tutta Camorra, ma è ben altro. E ho riscontrato dovunque sono andato una grande attenzione, anche perché ormai siamo diventati internazionali. L'infiltrazione dell''ndrangheta in Lombardia, ormai l''ndrangheta non sta più qui da noi, sta in Lombardia, sono dati della direzione distrettuale antimafia di Milano, quindi dati ormai pubblicati e certi. E quindi ecco l'attenzione soprattutto del nord per questo tema, perché le infiltrazioni dell''ndrangheta, per esempio abbiamo discusso nel Viterbese, non c'è regione dove l''ndrangheta non si sia inserito. Ma questa relazione va oltre il fenomeno mafioso. Intanto io comunque, perdonatemi, un saluto lo faccio ai presenti, alle signore, ai signori che sono intervenuti e alle autorità tutte. Porto i saluti del presidente della provincia Vandaferro, che ci ha mandato un telegramma per prevedere impegni istituzionali
non poteva essere qui con noi, così come anche il presidente del Consiglio dell'Ordine di Catanzaro, l'avvocato Giuseppe Iannello, che mi ha pregato di salutarvi, ma era impegnato, sto venendo pure io da lì per altri motivi, in una seduta fiume del Consiglio dell'Ordine. E naturalmente porto anche i saluti dell'onorevole Angela Napoli, coordinatrice regionale di Futuro e Libertà per l'Italia. Anche lei era stata invitata, anche perché, come saprete, è stata più volte componente, nonché presidente, mi pare, della Commissione parlamentare antimafia. È una donna impegnata contro la 'ndrangheta, contro la mafia, quindi diciamo, la sua presenza qui è come se ci fosse. Mi era impegnata in lavori parlamentari su a Roma. Ringrazio la dottoressa Belardinelli e l'amico Fabrizio Gimigliano, che, come dico io, è vero, lo sopporto d'estate, però l'estate siamo più sereni, più tranquilli, quindi riusciamo a sopportarlo meglio. Soprattutto le NASC e l'Università 50 e più che hanno organizzato questo convegno. La presente relazione, per certi aspetti, è, diciamo, il frutto di una sintesi, ma poi le sintesi riescono meglio dell'intero, di una relazione più ampia, perché ci sono vari momenti, nei seminari si può parlare di più e si affrontano più temi. Questo è un concentrato, ma ripeto, sicuramente meno noioso, magari dover ascoltare. Io dico cosa? Dico che la mafia, vedete, oggi non è più rappresentata dalle cosiddette coppole storte con la lupara sulle spalle, lo dico soprattutto per quelle di giù al nord, io quando vado lì dico, guardate, bensì dai colletti sporchi. Io li chiamo colletti sporchi, la terminologia che si usa anche colletti bianchi, però vedete, il bianco del senso del candido, del pulito, del puro, quindi a livello psicologico quasi siamo più benevoli. Perché vedete, quando vediamo un mafioso con la coppola storta, la lupara sulle spalle, ci spaventiamo. Se vediamo un signore un po' come me, ben vestito, con la camicia bianca, la cravatta, una bella 24 ore in mano, e insomma, che magari ci sorride anche, c'è pure simpatico, ebbene, quello è più pericoloso di colui che ha la coppola storta e la lupara sulle spalle, perché non riusciamo a distinguerlo chi è. Se io vedo uno con la lupara lo distingo, è un mafioso, mi guardo. Ma il famoso colletto sporco non lo distinguiamo, ed ecco perché è un fenomeno più allarmante, più preoccupante. Il tema è di grandissima attualità e non passa un giorno che ci troviamo di fronte a un'operazione di polizia dove sono coinvolti i colletti sporchi. Sentite, arrestato il magistrato X, l'avvocato Y, l'imprenditore tal dei tali. E poi c'è anche il mafioso, il delinquente, però vedete, sono tutti insieme, non è solo un'operazione di polizia contro la mafia. In un'operazione di questo genere, qualche tempo addietro, il procuratore di Bari, alla presenza del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, qualche mese fa, anzi più di qualche mese fa, in una nota operazione di polizia disse, cito testualmente, questa è la vera mafia, si comincia oggi a vedere il vero volto della mafia, che non è più quella del controllo del territorio, dei marciapiedi, delle faide, dell'abigeato, cioè del furto del bestiame. Non si tratta più di una mafia agricola, ma moderna, transnazionale e imprenditrice, che gestisce grossi traffici. L'Unione Europea ha inteso investire ben 64 milioni di euro, sino all'anno 2013, per aiutare ad utilizzare i beni sequestrati ai mafiosi. In questi giorni, non so io, ma credo tanti di voi, dopo aver visto la trasmissione televisiva su Rai 3, quella di Fazio e Saviano, ho potuto scoprire un uomo eccezionale, non vi confesso io, magari voi sì, ma non ne sapevo nemmeno l'esistenza, cioè Don Giacomo Panizza, che anzi avevamo pure invitato a questo incontro, che dal 1976, ho scoperto, lavora in Lamezia Terme rendendo concrete nella quotidianità il concetto di legalità. Perché vedete, io sì, vado girando l'Italia, sono 2 anni e più vado, faccio le relazioni, le conferenze, e poi abbiamo Don Giacomo Panizza a pochi chilometri alla Lamezia Terme, che da 30 anni, mentre io parlo, lui concretamente affronta il problema sul campo. È anche vero che ci vogliono entrambe le cose, chi discute del problema e poi chi lo affronta. Mi sono rimasto colpito da quest'uomo, a cui va sicuramente il nostro applauso, ecco perché lo voglio ricordare oggi insieme a voi, e il ringraziamento. E in un suo scritto ha detto: in alcuni territori, dentro la mentalità comune, confluiscono più forme di mafiosità, quella dei boss e quella delle donne di mafia, quella dei giovani in carriera nelle cosche e quella degli altri giovani,
ma anche quella che si respira nelle relazioni, nelle parole e nei silenzi delle città, scrive Don Giacomo. Ebbene, anche sul fenomeno dei cosiddetti colletti sporchi, spesso cala il silenzio del legislatore, delle istituzioni, della politica, della società civile. Non ne vogliamo parlare. Guardatevi, do una mia testimonianza. È stato per me più semplice fare convegni, relazioni, seminari sulla mafia, come classica associazione di stampo mafioso. Ma quando proponevo, soprattutto anni fa, questo tema, notavo un certo imbarazzo nel chi lo dovevo organizzare. Perché parliamo di pezzi dello Stato, parliamo di magistrati, parliamo di avvocati, parliamo di servizi segreti deviati, parliamo di massoneria deviata, insomma argomenti che se non si toccano forse è meglio. A me scottano, perché in fondo è sempre l'immagine dell'uomo ben vestito con la camicia bianca, l'avvocato, il magistrato, il medico, la persona per bene o così considerata tale. Veramente ora si sta cominciando a prendere coscienza invece di questo fenomeno. Infatti si è acutamente osservato che la criminalità politico-economica, ad esempio, nonostante la stessa sua diffusione, è riuscita, a differenza di quella comune, cioè del classico delinquente, a sottrarsi per tutto il cinquantennio, guardate, non per poco, a ogni definitiva e adeguata condanna da parte degli organi giudiziari dello Stato. Se voi andate a fare una ricerca, troverete tantissime sentenze di condanna del criminale spicciolo, dell'associazione di stampo mafioso, ma andare a trovare una sentenza di condanna di questo ceto particolare vi assicuro che è impresa ardua. E poi vi dirò anche il perché è difficile prenderli e condannarli, o meglio, si prendono ma non si riescono a condannare, e poi vi dirò perché. Conflitti di competenze iniziano, interventi garantistici al limite dell'assurdo. Di fronte a questi imputati diventiamo iper garantistici. Stiracchiamenti interpretativi, amnistie e indulti ricorrenti, e quando anche questi rimedi si erano rivelati insufficienti, l'azione del tempo, che è di per sé, so che lo si sappia utilizzare, un grande insabbiatore, hanno fatto sì che su alcuni tipi di criminalità come questa non sia mai scesa la mannaia di una condanna chiara e definitiva. Spesso la criminalità economica o politica riesce ad esibire patenti di innocenza a prova di giudici. La inclinazione dei tribunali a essere benevoli nei confronti della criminalità di Stato e di quella dei cosiddetti colletti sporchi si riscontra un po' dovunque. Ma in Italia si impone in modo assai più pesante, perché assai più che altrove ha operato questa benevolenza. Mentre negli anni 70, vedete, la corruzione in che cosa consisteva? Perché quando parliamo di colletti sporchi parliamo, io come avvocato di diversi processi, di corruzione e concussione. La differenza qual è? La corruzione è il pubblico ufficiale che mi dice: vuoi l'istanza, vuoi l'autorizzazione edilizia, la concussione, anzi scusate, mi devi pagare per questo, mi devi dare la mazzetta, la tangente, dalla più piccola alla più grossa. La corruzione è quando il privato invece va dal funzionario pubblico e lo, diciamo, corrompe, gli dice: guarda, se io ti do tot, tu mi dai quest'altro. Questi sono. Però negli anni 70 la corruzione c'era, e consisteva però in che cosa? Nel gonfiare i costi delle opere pubbliche, quasi sempre progettate da tecnici però competenti e spesso eseguite da imprese capaci, bene in tempi brevi. A partire dagli anni 80 invece le opere sono state spesso concepite, progettate ed eseguite allo scopo esclusivo di distribuire risorse illecitamente, senza che rispondessero ad alcuna necessità pubblica o privata, o senza avere alcuna funzione che non sia quella di consentire lo spostamento di denaro dalle casse dello Stato a quella dei politici, burocrati ed imprenditori corrotti. Cioè qui siamo all'assurdo, almeno negli anni 70 c'era una consolazione dei nostri padri. Sì, hanno fatto la strada, hanno fatto l'ospedale, si sono mangiati i soldi, si diceva, hanno preso la mazzetta, però l'hanno fatto. Insomma, l'ospedale lo vedo, la strada lo vedo, ed era fatto anche bene. Dagli anni 80 in poi si è arrivati ad opere pubbliche, cemento depotenziato, quindi poi crolla giù, opere che non servivano per nulla. Ma poi mi è mai capitato, a me ogni tanto mi capita, quando vedo dei lavori stradali, notiamo, io guardate, fateci caso, anche in località Germaneto, allora io dico questo, quando si fa una galleria, la galleria costa per progettarla e per realizzarla. Se devo passare in una montagna, giustamente, da qui devo andare lì,
faccio un buco nella montagna e poi devo fare la galleria, non posso sbancare l'intera montagna. Ma se voi ci fate caso, lì a Germanetto per esempio, stanno preparando una galleria e sopra c'è uno spessore di terreno così. Dice, forse ci saranno degli alberi pregiati particolari, non li possiamo tagliare, dobbiamo rispettare la natura. No, solo erba. Allora io mi domando e dico, da cittadino, ma che senso ha fare quella galleria quando sopra c'è un... abbiamo l'ingegnere Marasco che è intervenuto, un sottile strato di terreno. Ma lo togliamo e facciamo la strada dritta. Allora vedete, e allora poi i dubbi cominciano a venire. Cioè si concepiscono le opere pubbliche solo come catalizzatore di denaro, non perché servono realmente. Questa è una amara constatazione. La difesa dei colletti sporchi, perché sono ben difesi, fenomeno eticamente riprovevole, sostanzialmente si poggia sul modello. Avevo il diritto di fare quello che ho fatto e male hanno fatto i magistrati e inquisibili. Oppure è tutto frutto di macchinazione a mio danno. Sul modello defezionale della retorica di Aristotele, perché vedete nulla si scopre, non scopriamo niente, dai romani, dai greci abbiamo copiato tutto, assistiamo, questa è la difesa, beh, cioè, non per essere giustizialisti, sia chiaro, perché il giustizialismo è un danno, vige il principio di non colpevolezza, vigono i tre gradi di giudizio, tutti hanno diritto di difendersi, non dobbiamo sbattere il mostro in prima pagina, questo lo do per scontato mentre dico questo. Però la tecnica di difendersi è quella. Diversa è la situazione per quanto concerne invece la corruzione, che viene consumata attraverso accordi pacifici, in genere fatti nel più assoluto segreto, accompagnati da passaggi di denaro altrettanto silenziosi, spesso su conto correnti bancari ubicati in uno dei molti paradisi fiscali che nella nostra epoca si sono aggiunti all'unico vecchio paradiso cristiano. Le famose transazioni online. Ma vedete che si fa tutto online, con un click. Faccio un click e passo milioni di euro da un posto a un altro e va da un paradiso fiscale a un altro. Andare ad accertare questi tipi di reati è molto difficile, perché una volta almeno dovevano prendere il denaro, metterlo in una valigia, portarlo in Svizzera, più o meno si sa, dicevano in Svizzera, ci mettiamo alle frontiere, qualcuno passa. Era più facile, era più fisico. Adesso si fa tutto con un click. Si fa nel più assoluto silenzio. Allora gli associati chi sono di questa impresa criminale multinazionale? Pezzi deviati e distorti del mondo forense, diciamocelo tutto, di noti avvocati che anziché studiare il diritto pensano a fare altre cose. Della politica, della parte malata della politica, non della politica sana, dell'imprenditoria, del notariato, dell'università, tutti incastrati con quello mafioso. Tutti legati a volte da rituali massonici deviati. I precitati che io ho chiamato, tanti autori hanno chiamato comitati di affari, costituiscono un'associazione che io chiamo di stampo legale. Sono proprio legali, ci sono avvocati, magistrati, imprenditori, politici, mafiosi. Ah, sono un'associazione di stampo legale. E hanno gestito, per come continuano tutt'oggi a gestire, centinaia di milioni di euro provenienti non solo dalle casse ormai dissanguate dello Stato, bensì dalle casse europee, con i fondi destinati allo sviluppo delle zone meridionali. Vedete, quando io parlo, tratto questo argomento anche nelle scuole, mi piace molto anche quando facciamo 50 e più, ma anche 10 e meno, perché mi piace anche molto parlare ai bambini. Cioè, io dico sempre alle mamme, ai genitori, guardate che quando discutiamo di queste cose, non è per il gusto di fare una bella relazione, essere qui con voi questa sera, conoscerci eccetera, ha dei risvolti concreti poi sui nostri figli, perché quei milioni di euro, centinaia di milioni di euro che dovevano servire allo sviluppo nostro delle zone meridionali, del futuro dei nostri figli, questi signori con un click li hanno ingurgitati e trasferiti sui loro conti correnti online. Quindi poi ci toccano queste cose, ecco perché dobbiamo affrontare l'argomento e conoscerlo, perché poi ci tocca direttamente, perché quando viene un vostro figlio, un vostro nipote a dire non ho lavoro, l'economia non si muove nulla, ma quei soldi dovevano? Quei soldi dovevano servire proprio per lo sviluppo. È stato osservato infatti, guardate, questo è un dato, che per risolvere per sempre i problemi economici del meridione, cioè se dovesse venire uno che ha i soldi e dire quanto vi serve a voi meridionali, visto che diciamo sempre
glielo dico soprattutto lì giù al nord, io che siamo piagnoni, che diamo sempre soldi, però poi ti ricordo che in realtà le cose stanno in maniera completamente diversa, che i soldi vanno alle imprese del nord che fingono di investire al sud, però poi se li riportano le famose cattedrali nel deserto e così via discorrendo. Ebbene, è stato stimato che sarebbero sufficienti 80 miliardi di euro. Cioè, se uno venisse questa sera a dire 80 miliardi di euro, noi avremmo risolto in un colpo tutti i problemi del Mezzogiorno. Ebbene, lo sapevate che ogni anno la corruzione in Italia, da quella più spicciola a quella più elevata, ci costa 70 miliardi di euro all'anno? Questo è un dato che ci deve far riflettere, cioè per risolvere i problemi che erano del mio bisnonno, di mio nonno, mio, che forse sarà di mio figlio se non ci svegliamo, servono 80 miliardi di euro. All'Italia la corruzione, da quella più spicciola che può essere del vigile urbano che va al mercato il sabato al mercatino, si riempie la busta e fa finta di non vedere tante cose, a quella dei furbetti del quartierino che per fare l'opera pubblica prendono milioni di euro, quindi dalla più piccola alla più grossa, ci sono tutti, ci costa 70 miliardi di euro all'anno. Allora dico, scusate, ma non sarebbe più facile prendere coscienza del problema, combattere sto benedetto fenomeno della corruzione una volta per tutte? E dico, so che 70 miliardi in un anno non li recuperiamo, sconfiggere la corruzione in un anno sarebbe utopistico, ma dico, 20 miliardi li recuperiamo un anno, 5 miliardi un anno, in 4-5 anni avremmo risolto i problemi del meridione. Basterebbe quindi cosa? Risvegliare l'etica pubblica per risolvere in un solo anno il problema economico del sud. Ora dobbiamo fare anche un breve riferimento ai rapporti tra servizi segreti e criminalità, in quanto nei processi in cui sono coinvolti i cosiddetti colletti sporchi non mancano agenti e funzionari dei servizi segreti, ovviamente deviati. Perché quando parliamo di massoneria dobbiamo dire deviati, quando parliamo di servizi segreti dobbiamo dire deviati, perché ci sono i servizi segreti buoni, la massoneria buona, che fanno attività filantropiche, eccetera, eccetera. Io sono patrono di parte civile, ringrazio per la presentazione alla dottoressa, anche per enti internazionali e anche per enti pubblici nostri, e mi costituisco parte civile per centinaia di milioni di euro perché affronti il problema della corruzione e concussione, l'ultimo nuovo ospedale di Vibo Valenza, dove sono patrono di parte civile per l'azienda sanitaria. Anche lì un ospedale da 120 milioni di euro, si sono presi i soldi e l'opera non si è fatta. Un cliché classico. Ebbene, in quel processo sapete che ci sono i servizi segreti. A Vibo Valenza, quindi non lontano da noi, si sono imputati, sono pezzi dei servizi segreti. Non faccio nome e cognome, ovviamente, ma se andate su internet li trovate. Sono pezzi dei servizi segreti. Abbiamo gran maestri di logge massoniche che vengono chi da Viterbo, chi da Milano, chi da Vibo, quindi massoneria. Abbiamo, perdonateci, anche l'Opus Dei. Ci sono una parte dell'Opus Dei, anche lì. E quindi veramente un avvocato quando legge queste cose dice, ma ci sono tutti. Politici, imprenditori, ministri. Non vi dico di quale parte politica perché non ha importanza, ma ministri della Repubblica Italiana che ricevevano nelle hall degli alberghi l'imprenditore di turno e garantivano d'amblè sulla loro onorabilità. Io un ministro che garantisce per me in una hall di un albergo, magari su Al Plaza di Roma o a Milano, non l'ho mai trovato. Quindi vedete, però per quell'imprenditore garantisco io. E quindi la garanzia di un ministro poi sono fideiussioni per milioni di euro. Le fideiussioni ti consentono di presentarti e vincere una grossa gara di appalto e poi tu non sei in grado di realizzarla perché distribuisci le tangenti. Questo è il meccanismo a cui noi assistiamo. Allora dobbiamo parlare anche dei servizi segreti e io intendo riferirmi a Gladio. Sulle basi delle notizie disponibili in via ufficiale o ufficiosa, la quale escludono ogni partecipazione di Gladio agli episodi più gravi della strategia della tensione, è indubbio però che Gladio era una struttura paramilitare aperta ai civili e che per essa erano stati preparati armi ed esplosivi. Se lo ricordate, lo scandalo Gladio, così che altri, scoppiò fuori qualche anno addietro e abbiamo scoperto che per circa 45 anni in Italia, oltre all'esercito italiano, c'era un esercito chiamato Gladio, composto da civili e militari che si riunivano, i vecchi carbonari, insomma, vedete, nulla si riscopre, siamo sempre lì. Fatto sta che facevano anche le esercitazioni. Qui
Quindi abbiamo scoperto di avere in caso, si è detto, di una invasione sovietica in Italia, era stata creata per questo motivo, i famosi cosacchi a San Pietro, in buona sostanza. Però intanto, allora vedete, poi Gladio non serve più, d'accordo, ma quella struttura si è sciolta veramente, non esiste più, si sono salutati, hanno restituito tutte le armi, tutti gli esplosivi, ecco perché poi la mafia fa saltare le bombe e non si capisce questi esplosivi da dove escono fuori, si trovano delle armi che vengono utilizzate e non si capisce da dove vengono, si parla di servizi segreti deviati e non si capisce questa deviazione da dove viene. Tutto ha un fondamento, quindi Gladio ci fa riflettere. Se non si è effettivamente sciolta, possiamo pensare che esiste un ulteriore Gladio, diciamo nascosta, che non si è sciolta perché hanno deciso di trovarsi ben insieme e di poter ugualmente operare. E un altro breve riferimento, vedete, dobbiamo farlo quando parliamo di colletti sporchi, al rapporto tra la massoneria e la criminalità, in quanto sempre nei processi in questione non mancano i cosiddetti grembiulini sporchi, ovviamente deviati. Quando si discute di colletti sporchi, guardate, tutto risulta deviato. Tutto cominciò, come è noto, allora quando un'organizzazione, perché dobbiamo andare alle radici per capire il fenomeno, la Propaganda 2, loggia massonica inserita a pieno titolo nella comunione massonica di più antica tradizione e di più vasta affiliazione di aderenti, e che nel dicembre 1974 era stata demolita dal Grande Oriente, venne nel maggio del 1975 ricostituita. E Licio Gelli ne venne nominato maestro venerabile. Tra l'altro l'avvocato di Licio Gelli è un noto avvocato calabrese, non vi faccio il nome, anche devo dire una persona che stimo, che mi stima, però per dirvi, vedete che non dobbiamo andare poi molto lontano, la Calabria non è poi così distante da Roma. E nella primavera del 1976 Licio Gelli ottenne la facoltà di reclutare chi volesse, senza informare nessuno. Il gran maestro Salvini gli aveva infatti consegnato delle tessere in bianco e Gelli si avvalse di questo potere ingaggiando politici, generali, alti burocrati, finanzieri, magistrati ed editori. E ciò benché la loggia fosse ufficialmente sospesa. La loggia continuò ad operare nell'ombra fino a quando nel 1981 una perquisizione disposta dall'ufficio istruzione penale del Tribunale di Milano, sempre questa magistratura, poi vedete che rompe le uova nel paniere, che indagava sulla scomparsa dagli Stati Uniti di Michele Sindona in Castiglion Fipocchi, nella sede della Giola S.P.A., vedete, era una sede di una società per azioni, ecco perché vi dico i colletti sporchi hanno radici lontane, parliamo già degli anni 70 e degli anni 80, trovarono i famosi elenchi nella società Giola S.P.A., una bella targa fuori, in ottone, una società per azioni, mica da poco, mica li trovarono nel covo di Provenzano. E consentì agli inquirenti di sequestrare, se ricordate, un elenco di 962 nomi di affiliati. Sembra accertato al di là di ogni dubbio che la stessa abbia costituito un centro segreto di potere con notevoli capacità di influire sulla vita politica, economica, amministrativa, informativa e giudiziaria del paese. Un collaboratore di giustizia, Leonardo Messina, aveva dal canto suo dichiarato che il vertice di Cosa Nostra, quindi della mafia siciliana, era affiliato alla massoneria, parliamo degli anni già 70-80, e che erano massoni, udito udite, Totò Riina, Michele Greco, Francesco Madonia, Stefano Bontate, Giacomo Vitali, Mariana Gatti, nonché vari esponenti della famiglia di San Cataldo. Guardate, questi dati sono dati ufficiali, non sono delle inchieste delle procure della Repubblica, sono dati ufficiali delle commissioni parlamentari antimafia, sono pubblicati, quindi potete andarlo a ritrovare. Secondo il Messina, il rapporto mafia-politica trovava attuazione proprio attraverso gli appalti e la massoneria. All'interno di Cosa Nostra era diffuso il convincimento che l'adesione alla massoneria, cioè lo scriversi alla massoneria, poteva risultare utile per consentire contatti con persone appartenenti ai più svariati ambienti che potevano favorire gli uomini d'onore. E mica i mafiosi sono sciocchi. E mica dice ci possiamo incontrare, sì, dottor Riina, Provenzano, vabbè, noi ci conosciamo. E ma noi dobbiamo agganciare il politico, l'imprenditore, l'avvocato, il magistrato, il funzionario pubblico. A quelli noi dobbiamo arrivare, se vogliamo arrivare agli appalti, perché è lì che c'è il denaro. Paolo Borsellino, durante una lezione sulla mafia del 1989, disse: c'è un equivoco di fondo.
Si dice, scriveva Borsellino, che il politico che ha avuto frequentazioni mafiose, se non viene giudicato colpevole dalla magistratura, è un uomo onesto. Non è stato condannato, quindi è un uomo onesto. No, diceva Paolo Borsellino. La magistratura può fare solo accertamenti di carattere giudiziario. Le istituzioni invece hanno il dovere di estromettere gli uomini politici vicino alla mafia per essere oneste e apparire tali. Cioè non basta che un politico non sia stato condannato per dire onesto, non deve essere vicino ad ambienti mafiosi. Anche perché, vedete, per chi vi parla e processi ne fa ogni giorno, vi assicuro che nelle aule giudiziarie, ho fatto processi di strage, non conta la verità, ma conta il verosimile. Ma voi ci credete che a volte è più valido ciò che può essere vero che non è vero? Nei tribunali è una finzione cinematografica. Perché la verità, chi la sa? L'avvocato, no, il magistrato, men che meno, il pubblico ministero, non se ne parla. La sa l'imputato, solo lui. E guardate, sfatiamo un mito alla Perry Mason, che l'imputato dice tutto all'avvocato. Non è vero. Avvocato, sono innocente, non c'entro nulla, è una macchinazione, mi hanno incastrato. Allora, la verità, chi è il portatore della verità? L'imputato. Solo lui la sa. Se confessa, a volte anche la confessione non è reale, quindi ci sono... Ma diciamo il portatore della verità è l'imputato. Allora nei processi è una finzione, perché si deve ricostruire il fatto reato, e l'importante è che sia ricostruito bene. Addirittura un fatto reato ricostruito bene, qui gli avvocati ci mettono molto nel loro, il verosimile viene creduto più del vero. Io non vi posso dire che qualche volta qualche mio assistito ha detto: no, lei non può dire così. Ma avvocato, ma è così. Ho capito, ma lei non può dire così. Perché se dice così, la condanna. Allora dobbiamo trovare una versione che sia credibile. Guardate, credetemi, non è... A volte bisogna trovare una versione che sia credibile. Perché a volte dire la verità non è credibile. E quindi io come avvocato ho il dovere di dire al mio cliente: ho capito che è andato così, ma se lei lo dice, la condannano. Io ho il dovere professionale di dirglielo. E allora dobbiamo trovare una forma perché sia credibile. Questi sono i processi. Quindi quando si parla di assoluzione, io da avvocato non ci metto mai la mano su fuoco, né quando ci sono le assoluzioni, nemmeno quando ci sono le condanne. E dei nostri giorni, noi abbiamo parlato della P2, ma è proprio dei giorni nostri. Guardate, nella mia precedente relazione a questa c'è una novità, la P3. Cioè prima non c'era, allora io devo inserirla. Infatti dei nostri giorni la famosa P3, ovvero direi la brutta copia dell'originale P2, perché nella P2 c'erano ministri, generali, e insomma c'era gente, qui nella P3. Fatto sta che i cosiddetti furbetti del quartiere o del quartierino si erano costituiti nella P3, c'era un giudice tributario, insomma, che volete, i tempi sono quello che sono, e ci viene spontaneo domandarci: allora quando avremo in questo paese di nuovo, io dovrò discutere fra qualche anno di P4, P5, P6 e così via discorrendo? Facendo un provvisorio bilancio sulle cose che sinora abbiamo dette, possiamo dire che in quegli anni i cosiddetti colletti sporchi facevano affari con la mafia, formando una specie, io questa è mia, di ATI, Associazione Temporanea di Imprese, dove però ogni entità manteneva la sua autonomia e si scioglieva al raggiungimento dello scopo. Cioè se noi analizziamo le carte, vediamo che a quei tempi il mafioso si metteva col politico, con l'avvocato, col magistrato, col notaio, sempre con la parte malata ovviamente di quelle professioni, però poi fatto l'affare il mafioso restava mafioso, l'avvocato ritornava a fare l'avvocato, il magistrato, ognuno per la sua strada. Ecco perché lo chiama Associazione Temporanea di Imprese, perché negli appalti di oggi succede così: tante imprese si mettono insieme per realizzare un'opera pubblica che da sola non riuscirebbero a realizzare, mettendo insieme ad altri che invece lo fanno, però ogni impresa mantiene la sua autonomia e individualità. Successivamente invece, e questa è la situazione che è giunta ai nostri giorni, quella ATI si è trasformata in un'unica società, ovvero comitato di affari, dove le singole entità non hanno più mantenuto la loro autonomia. E qui il fenomeno nuovo, e qui la pericolosità. Adesso invece il mafioso, ripeto, non ha più la coppola storta e la lupara sulle spalle, ma è giacca e cravatta, è laureato e ha anche dei master. Ma voi pensate che ancora la mafia sia quella che ci fanno vedere in televisione, Conte Torrino, Provenzani, Pizzini? Questa è la mafia agricola, pastorale, quella storica. Oggi ci sono i figli dei mafiosi,
sono laureati in giurisprudenza, hanno i master, escono dalla Bocconi di Milano, escono dalla Luiss di Roma, perché i soldi ce l'hanno, quindi ci vanno. Sono anche bravi, intelligenti, ma ci mancherebbe altro. Questa è la nuova mafia. E quindi con chi si relaziona? Con Provenzano, vanno dove ci sono gli ovili? No, vanno nei salotti buoni della società, vanno a teatro, tengono relazioni con chiunque possono. Quello, ecco la pericolosità. Non riusciamo più a distinguere. Più di un anno fa, Ferruccio Pinotti e Luca Tescaroli hanno scritto, hanno pubblicato anzi un interessante libro mettendo in evidenza proprio l'attività dei colletti sporchi. Finanzieri collusi, giudici corrotti, imprenditori e politici al libro padre dei boss. L'invisibile anello di congiunzione tra lo Stato e le mafie. Con quel libro ci hanno fatto fare un viaggio nella borghesia criminale. Ecco, ma ripeto, la criminalità è diventata borghese. Guidati da un magistrato sempre in prima linea. La riflessione in Italia sui colletti sporchi è tuttora un terreno poco battuto. Perché la riflessione normativa su questo tema in Italia è stata così scarsa? È una domanda che mi sono posto più volte. I colletti sporchi, vedete, hanno contribuito a realizzare un sistema che rende sempre più sfumato il confine dell'illecito. Evasione fiscale, collocazione all'estero delle holding, paradisi fiscali che consentono di allargare i limiti dell'illecito piuttosto che di contenere. Quando il professionista diventa un colletto sporco? Il professionista che affianca alla grande competenza e professionalità anche un certo rigore, o chi trova la soluzione facile, l'escamotage, la via parallela, il socio occulto che apporta la società in crisi capitali di dubbia origine? Perché così è, il professionista serio, rigoroso, dice al proprio cliente ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Il professionista invece con letto sporco, trovo l'escamotage, non ti preoccupare, qualcosa ci inventiamo, una holding, un conto corrente online e così via, una società in crisi, gli troviamo il socio con i capitali. Questi professionisti seri, rigorosi, non lo devono fare. E allora dobbiamo occuparci, soprattutto con le nuove generazioni, di costruire una mentalità, guardate, legalitaria. Dobbiamo tornare ai nostri figli, come dico io, ai vostri nipoti, insomma, di insegnare la legalità, di ritornare proprio all'educazione civica. Ma ve la ricordate l'educazione civica? Me l'hanno insegnata a scuola. L'hanno tolta. Dobbiamo riprenderle queste, perché altrimenti non ne usciamo. Se noi non insegniamo ai bambini, noi grandi ormai siamo come siamo, dobbiamo cercare di tappare un po' le falle. Ma dobbiamo partire da loro, al rispetto dell'altro, alla necessità dei fondamenti di uno Stato democratico, al rispetto per le istituzioni. Insomma, dobbiamo ricostruire in questo paese un'etica pubblica ed un'etica privata. Come si può salire la china? Per me la soluzione è chiara e netta: giovani, formazione e meritocrazia. Tre paroline semplici ma fondamentali. Senza i giovani, senza la formazione e la meritocrazia, vedete, io tante volte ho assistito a dei genitori e mi lascia perplesso che dicono, l'ho detto anche in altre relazioni, guardate, mio figlio è furbo, è di una furbizia che non vi dico. Guardate, io rifletto, io preferivo, ai miei tempi, non pensavo di dire, si diceva, mio figlio è intelligente. È vero. È sull'intelligenza che dobbiamo puntare, sulla formazione che dobbiamo puntare, sulla meritocrazia, non sulla forbizia. Se noi mettiamo in testa ai nostri figli che facendo le veline, facendo i calciatori, guadagnano milioni di euro per loro e per i genitori, non ne usciamo più. La nostra generazione aveva un'educazione diversa. Vuoi le belle cose? Studia, impegnati, lavora per poterti rifare. E dobbiamo tornare a questi valori, perché altrimenti, ecco, poi escono i furbetti del quartiere, i furbettini del quartierino, le tangenti, le mazzette, non ne usciamo più. E infatti dico che se la criminalità organizzata è diventata una grande holding, altro che Provenzano e Totorrino, tutti i dati ci dicono che è la più grande multinazionale del paese. Allora si capisce quanto grande sia stato l'errore dello Stato, se di errore si tratta, di considerare solo l'ala militare della mafia. Se si fa sul serio, vedete, allora cosa bisogna fare? Perché sennò la mia relazione sembra apocalittica. Sì, abbiamo ricostruito, siamo partiti alle radici perché tutta una storia, però dobbiamo essere anche propositivi. Cosa si può fare per sconfiggere questo fenomeno?
Allora dico che bisogna fare innanzitutto su sé. Se si cambia ad esempio la legge sulla confisca dei beni, se si cambia la legge sul riciclaggio, se si fa funzionare l'anagrafe dei conti e dei depositi, vedete, io vi scrivo la relazione ma poi vado anche a braccio, l'anagrafe dei conti e dei depositi, mi sembra una cosa che noia a sentire, ma è di una fondamentale importanza. Sapete che cosa consiste? Che se oggi la Guardia di Finanza, c'era prima il colonnello, il nostro ospite, deve fare una indagine patrimoniale sull'avvocato Ciambrone, perché forse l'avvocato Ciambrone ha preso quei fondi dall'Europa, se li ha portati in un paradiso fiscale, sapete cosa deve fare? Deve scrivere a tutte le banche e a tutte le poste italiane, visto che ora le poste svolgono anche, quindi si è aggravata la situazione, e chiedere: scusate, ma l'avvocato Luigi Ciambrone ha preso di voi un conto corrente? E poi deve aspettare la risposta. Se ci fosse l'anagrafe dei conti dei depositi, che è prevista per legge, però guarda caso mancano poi i decreti attuativi, no, funziona sempre così, tutto sarebbe centralizzato. Io ho 10 conto correnti, 100 conto correnti, uno l'ho aperto a Marsala, uno ad Aosta, uno a Bagno di Romagna, uno a Bolzano, uno a Taranto, è tutto registrato nell'anagrafe centrale, e basta che faccio un'email lì e gli dica: sull'avvocato Ciambrone mi dai tutti i suoi conto correnti, glieli stampano in 5 secondi. Questo, vedete, non mi vogliono fare queste cose. Allora sì che si intraprende un'iniziativa forte sui paradisi fiscali. Allora le società finanziarie, le banche, gli immobili, le azioni cominciano ad essere confiscate. Quello bisogna confiscare, le azioni, i conti correnti bancari, la mafia, i colletti sporchi si colpiscono nella tasca. Dobbiamo colpirli nel loro potere, il potere economico, nei soldi, dobbiamo riuscire a bloccarli. Allora anche i consigli comunali cominceranno a essere sciolti, e qua mi piace dirlo, soprattutto quando sono giù al nord, anche al nord, perché i consigli comunali per infiltrazione mafiosa mica si sciolgono solo a meridione. Allora sapete quanti consigli comunali vedremmo sciogliere in Lombardia, nel Grande Veneto, nel Triveneto, nel Quadrilatero, lo possono chiamare come vogliono. Ecco poi la polemica quando si dice Saviano, ministro Maroni, contatti con la Lega, è così, ha ragione Saviano. La mafia interloquisce, mafia per intendere Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, interloquisce col potere politico di turno, se la Lega interloquisce con la Lega, c'è poco da fare, non so. Ma dal momento che non competiamo noi Italia nell'economia globale, un'altra conseguenza tragica che ne deriva è che siamo tra gli ultimi paesi al mondo in cui imprenditori esteri vengono ad investire, e in Europa addirittura gli ultimi. Qui abbiamo un grande imprenditore, l'amico Paolo Abramo, e li sa benissimo queste cose. Cioè non vengono ad investire, perché? Perché siamo corrotti, i bilanci sono truccati, il falso in bilancio non viene perseguito e il credito non è trasparente. E costa molto, e spesso le banche dirottano i loro clienti verso gli usurai. Ce li dobbiamo dire queste cose. Poi si parla della Banca del Sud. Un imprenditore oggi, quindi onore e plauso ad Abramo e ad altri che hanno avuto la forza, il coraggio, la tradizione, la pervicacia di rimanere qui in Calabria. Ma se io fossi stato in loro, chissà, forse questo me ne sarei andato già da tempo. Perché qui, fare l'imprenditore qui, è a tutto voler concedere, il doppio come fatica costa rispetto ad andare al nord, per forza, è molto più complesso fare gli imprenditori. Allora lo fanno i nostri imprenditori che sono nati qui, che sono attaccati a questa terra, ma voi vi pensate che un imprenditore svedese possa venire ad investire in Calabria? Non lo fa. Questi sono fatti che incidono poi direttamente sull'economia. I mafiosi, guardate, saranno in tutto 30 o 40 mila. Il problema è che godono di agganci con il mondo delle professioni, della politica, della finanza, e allora il cerchio si allarga. È necessario per esempio ripensare ad una nuova legge Rognoni La Torre, idonea ad aggredire i patrimoni nella disponibilità dei comitati di affari, tenendo a mente che mentre in passato le cosche mafiose investivano in cose che si vedevano, case, terreni, oggi investono prevalentemente in beni che non si vedono, trasferendo il denaro, come vi ho già detto, in paradisi fiscali o in altri paesi della legislazione poco attenta, come la Gran Bretagna e la Grecia. Vedete, io certe volte c'è una pubblicità all'aeroporto di Lamezia Terme, mi hanno fermato e dice: ah, avvocato Ciambrone, complimenti. Dico: vabbè, chissà per che cosa. Abbiamo visto che avete aperto lo studio a Londra.
Allora dico, guardate, a Londra lo studio già tanto che ce l'abbiamo in Catanzaro, guardate che proprio a Londra, no, sì, abbiamo visto la vostra pubblicità, un cartello, proprio appena si esce dalla cosa. Poi sono andato a vederlo, perché vabbè, mentre partivo dissi, ma lo devo vedere. Ed era un altro studio legale, John Bronens, che con la C, con la G, aveva veramente uno studio a Londra, a Madrid, tanto applauso insomma a questa attività imprenditoriale. Però la Gran Bretagna ha una legislazione poco attenta, allora molti capitali di qui vanno in Gran Bretagna. Il fatto che si rivolgono a studi e centri finanziari capaci di pianificare gli investimenti con programmi su misura. Bisogna intervenire contro i paradisi fiscali, individuando forme di embargo finanziario anche nei confronti di questi paesi. È fondamentale rivisitare cosa? La disciplina del processo, per rendere più agevoli le pronunce sulla responsabilità penale degli imputati. Rivedere il sistema sanzionatorio e prevedere un nuovo articolo. Chi vi parla, ve l'ho detto prima, ci sta lavorando da oltre 2 anni, il famoso, io chiamo 416 quater. Perché vedete, nel codice penale c'è 416, che è l'associazione a delinquere semplice, il classico criminale. Poi hanno inserito negli anni 70 circa il 416 bis, che è l'associazione di stampo mafioso, che prima non esisteva. Poi c'è un 416 ter, ma giusto lo scambio mafia politica per i voti. Io dico che dovremmo introdurre il 416 quater, che però se non ci sbrighiamo potrebbe diventare un 416 quinques, perché ho scoperto che dal 2008 c'è un progetto per inserire il 416 quater, che è l'associazione finalizzata ai reati di pedofilia, pedopornografia, eccetera, eccetera. Quindi se inseriranno questo 416 quater, quello che io vado a dire 416 quater dovrò dire 416 quinques. Mi auguro di non arrivare al 416 102, 103, perché vuol dire che probabilmente lo faranno quando avranno 70 anni, 80 anni, cioè finalmente avvocato Giambrone basta, inseriamo questo quest'articolo e la finiamo qua. Perché? Vedete, il 416 quater è importante e vi dico anche come potrebbe recitare, perché siccome sono impegnati in questi processi, questi signori la fanno franca, sapete perché? Ma signori che hanno preso tangenti da milioni di euro, sia chiaro. Perché il singolo reato, questi sono grossi reati, e la mole documentale è immane. Io a Vibo stiamo celebrando questo processo dal 2004, siamo al 2010, sono passati già 6 anni, e ancora siamo, mi dite voi, in appello? No, dobbiamo finire il primo grado. Quindi voi immaginate l'appello, perché è previsto, e la Cassazione, per dirvi cosa. E sono processi lunghi perché la mole documentale è spaventosa. 154 appalti in tutta Italia, solo ad analizzare tutti questi 154 appalti, dove ci sono aeroporti militari, strade, scuole, ospedali, quindi grossi appalti, ci vogliono mesi, mesi e mesi. Però poi viene trattato come un processo ordinario, quindi un'udienza oggi, un'udienza il prossimo mese. Poi i pubblici ministeri vengono cambiati e quindi arriva il nuovo pubblico ministero che deve ristudiare tutto, poi vi cambiano anche il collegio, quindi tutto quello che ci eravamo detti in 4-5 anni dobbiamo azzerare, perché c'è una norma che prevede che se mi cambia giustamente il giudice e l'imputato li ricominciamo da capo. E guarda caso poi io ho notato che in questi processi quei magistrati che non riuscivano a ottenere trasferimenti, tipo uno è qui e voleva andarsene a Siena, quando tratta questi processi dal CSM gli arriva il trasferimento. Allora io dico a tanti miei amici magistrati, ho detto, devi essere trasferito, occupati di un processo del genere, perché stai tranquillo che senza chiederlo mi è capitato, guardate, con pubblici ministeri con cui abbiamo lottato fianco a fianco per anni per istruire questi processi, gli arriva il trasferimento. E nonostante quel magistrato dica al CSM grazie del trasferimento, ma siccome sto lavorando da anni insieme all'avvocato Giambrone, al maresciallo X, allo 007 Y, lasciami qui a finire il processo, dopo me ne vado, gli si dice dal ministero, no, la tua presenza è indispensabile, devi andare. E beh, allora uno comincia a pensare, ma comincia veramente a pensare che questi colletti sporchi, perché lì per combinazione sono imputati personaggi eccellenti, probabilmente qualche intervento metagiuridico, come li chiamo io, c'è stato. E però vedete, poi è scoraggiante dover salutare quelle persone con cui ha lavorato per anni, sapendo che deve riniziare tutto da zero. Allora ci vorrebbe 416 quater, perché?
Perché il singolo laureato, l'ho capito bene, va in prescrizione dopo tutti questi anni, questi trasferimenti, questi cambi. Per esempio, io vi posso dire il processo di Vibo Valenzi, che noi finiremo, mi auguro, entro giugno. Ebbene, quando arriverà la Corte d'Appello di Catanzaro, i singoli reati, la corruzione, la concussione, la truffa contrattuale ai danni dello Stato, andranno tutti in prescrizione. Quindi la Corte d'Appello di Catanzaro dovrà dire: cara parte civile, devo pronunciare per legge la prescrizione dei reati. Significa che questi signori hanno preso tangente da milioni di euro, saranno condannati magari in primo grado, ma non riusciremo nemmeno a fare l'appello. Allora, se si prevedesse questo articolo, guardate, semplice semplice, ma non lo vogliono, che dice: quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui agli articoli, corruzione, concussione, frode ai danni dello Stato, anche quella contrattuale, eccetera, coloro che promuovono, costituiscono ed organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo con la reclusione da 8 a 12 anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da 5 a 10 anni, i capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori, la pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più. Se noi avessimo queste poche righe, vi assicuro che è vero che quei reati, quando verranno alla Corte d'Appello di Catanzaro, saranno prescritti, ma il reato associativo no, e quindi rischiano fino a 15 anni di galera, vedete? Gli altri si sono prescritti, ma il reato associativo, che è un reato permanente, non entro nel dettaglio tecnico del diritto penale, non si prescrive. Ecco perché non li vogliono. Allora poi però cosa può fare un pubblico ministero? Dice: beh, contestiamo l'associazione a delinquere semplice. Dice: sì, riusciamo ugualmente a risolvere. Sapete perché non si riesce a risolvere? Perché quando gli si fa il 406, perché bis non glielo possiamo imputare, perché non sono mafiosi tipici, vedete, non sono Totò Riina, Provenzano, non hanno formato una famiglia mafiosa, ci resta l'associazione a delinquere semplice. Però quando poi l'associazione a delinquere deve essere tipizzata in un processo e si parla di servizi segreti deviati, di massoneria deviata, di politica, e dice: ma questa non è l'associazione a delinquere per i criminali comuni, questa è un'altra cosa. E quindi non si riesce a trovare corrispondenza tra il reato contestato e ciò che emerge dal processo, ergo non li posso giudicare. Allora ecco la necessità di un reato ad hoc, allora di dire dei colletti sporchi. Allora quando avremo pezzi dello Stato, pezzi dei servizi, pezzi della massoneria e mafiosi, si configura questo reato, vanno puniti. E allora questi signori, prima di delinquere, ci penserebbero su. E il reato associativo, e mi avvia la conclusione, commesso dai colletti sporchi, l'ho detto più volte, risulta più pericoloso di quello consumato da coloro che hanno la coppola storta e la lupara sulle spalle. Processualmente è indispensabile inserire questo articolo 416-4. Vedete, a volte quando parliamo a margine delle udienze con i pubblici ministeri, con gli 007, così li chiamano, poi sono marescialli dell'arma, della questura, che fanno il loro lavoro sacrificando il loro tempo libero, mettendoci la benzina, vi assicuro che mi costa personalmente di tasca loro, andando a fare gli appostamenti con le loro macchine e così via. A volte poi discutiamo e ci sentiamo impotenti, perché capiamo che tutto il loro lavoro, il nostro lavoro, io come parte civile ho interesse quindi a difendere la pubblica amministrazione, si perderà. Lo sappiamo già in partenza che quel lavoro non ci porterà, ed è brutto lavorare così. E diciamo che siamo nella stessa situazione in cui si trovarono quegli avvocati negli anni 70 che discutevano nelle aule bunker di Palermo, è la stessa situazione in cui si trovavano Falcone e Borsellino quando non c'era il 416 bis, quando anche loro parlavano: guardate che la mafia è un'altra cosa, c'è una cupola, c'è un capo, ci sono i ministri degli esteri, c'è il ministro del bilancio, tutto organizzato in questa famiglia, e gli dicevano: ma questa è fantascienza, ma non esiste, guardate che hanno contatti con lo Stato, con pezzi deviati, ma non esiste. Poi l'hanno capito e hanno fatto il 416 bis. Noi siamo oggi, lo dico, nella stessa medesima situazione. Forse fra 10 anni, 15 anni, chi avrà 20 anni, mi auguro la fortuna di fare un processo con 416 quadri, di poter dire: l'avvocato Ciambrone all'epoca si trovò in questa situazione, noi oggi finalmente possiamo invece avere un riscontro. E non può essere taciuto anche il fatto che l'attuale crisi finanziaria possa essere un'opportunità per investire con successo in borsa enormi capitali di derivazione mafiosa, con un effetto moltiplicatore pericolosissimo. È necessario quindi approvare misure di intervento e di controllo sofisticati. È necessario uno scatto di orgoglio in difesa della legalità.
Sul versante legislativo, vedete, invece, assistiamo a scelte contraddittorie, con il varo di norme oggettivamente idonee a favorire la commissione di delitti, quali quello sul rientro di capitali illecitamente esportati, sulla riduzione della sfera di applicazione del reato di falso in bilancio, nelle cui pieghe si mimetizza l'attività di riciclaggio. Ma vi siete mai chiesti, ma sicuramente sì, tutti questi centri commerciali, ma che cosa ci servono? Guardate, io l'ho indicato, a Varese è una cosa bellissima, almeno noi qui abbiamo uno a Montepaoni, uno lì, uno là. A Varese, a soli 50 metri di distanza, ci sono due centri commerciali, cioè uno sul marciapiede e uno sull'altro. E che senso ha fare due centri commerciali uno vicino all'altro? Sono grandi lavatrici per lavare il denaro sporco. E degli ultimi giorni il famoso sequestro, non mi ricordo dove, di quel centro commerciale. Questa è la realtà. È imprescindibile il richiamo al principio di responsabilità della politica, o almeno alla parte sana della politica, perché ce n'è tanta in questo paese di parte sana. Anzi, vedete, i politici sono quasi tutti sani, i magistrati sono quasi tutti sani, diciamocelo, gli avvocati sono quasi tutti sani. Sapete però perché pensiamo sempre? Mi ricordo mia nonna mi disse una volta: guarda, se tu prendi un lenzuolo bianco, e mi restò colpito questa cosa, e gli fai una macchiolina di inchiostro, tu cosa noti? Nonna, la macchiolina di inchiostro, però tutto il resto è pulito. Ed è vero che purtroppo i corrotti, noi vediamo gli arresti, le cose, poi ci fa credere che tutto il sistema sia così, e questo è un errore, perché il sistema è sano. Dobbiamo dirlo, la maggior parte dei nostri politici è gente seria, sana e onesta. Poi può essere più o meno capace, questo attiene alla propria, però è sana e onesta. Abbiamo magistrati che lavorano qui a Catanzaro fino alle 10 di sera, e poi il presidente gli deve fare l'ordine scritto, mi sembra una cosa assurda, ma l'ha dovuto fare, dicendo: no, oltre un certo orario non ti puoi più fermare a lavorare. Per dire, perché abbiamo tanti magistrati che fanno il loro dovere oltre le ore di servizio. Allora l'etica deve tornare a essere il punto di riferimento alto nell'agire individuale e collettivo. Senza una nuova etica della responsabilità non c'è futuro per le nuove generazioni. Ho citato Borsellino prima, non posso non chiudere citando Falcone, ovviamente, che sono stati i miei due capisaldi. Io ho deciso di studiare giurisprudenza leggendo le inchieste di Falcone e Borsellino. Tanti miei amici sono diventati magistrati proprio perché, vedete, è importante l'esempio di uomini che certamente hanno sacrificato il bene più alto, la loro vita, però qualcosa ce l'hanno lasciato, perché abbiamo questo ideale di giustizia, ce l'hanno trasmesso. Falcone sosteneva che la mafia è un fenomeno umano e in quanto tale destinato, diceva, prima o poi ad estinguersi. Si sono estinti i dinosauri, pensate che no, è sempre un fenomeno alla fine naturale, umano. Ritengo che la mafia si sia effettivamente estinta, io vi dico oggi, in quanto si è rigenerata in un comitato di affari composto dai colletti sporchi. La mafia non esiste più, ce lo vogliono far credere che esiste la mafia. La mafia è finita, non esiste più, ci sono i colletti sporchi, funzionante come un qualsiasi consiglio di amministrazione di una grossa società per azione a diffusione internazionale. Se noi oggi abdichiamo al nostro dovere di combattere il fenomeno dei colletti sporchi, tradiremo il cosiddetto patto generazionale con i nostri figli. In altri termini, ciò che noi oggi faremo o non faremo sarà determinante per il nostro paese, per l'economia e per le nuove generazioni. Grazie di avermi accompagnato. Le riflessioni a voce alta, chiamiamole così, a cui ci associamo, perché quanto ha detto il nostro relatore, veramente credo che non solo a me fa tremare le vene ai polsi, perché possiamo anche dire che la mafia non esiste più, ma di fatto ha solo cambiato denominazione. Anche più preoccupante, perché è un'organizzazione perfetta, collaudata, quindi e ci fa tremare le vene ai polsi. Però arrivata a questo punto, passo al direttore Nasco per cortesia un attimo e dopo a chi volesse intervenire. No, Luigi, guarda, effettivamente sei stato completo nella tua relazione. Mi sembra che solo una persona può cominciare a rompere il ghiaccio
Quindi Paolo, secondo me tu, cioè, cerchiamo di rompere il ghiaccio, perché siccome avevo un attimino prima parlato con due o tre amici e ho detto siete pronti a fine relazione dell'avvocato Giambrone di fare un intervento per iniziare il dibattito, ma poi mi sono reso conto anche io che è stato veramente completo, cioè io personalmente non riesco a trovare una domanda per dire Luigi, dimmi tu, consigliami tu. Allora, Paolo. Ci tenete così tanto? Sì, sì. No, anche perché no, perché... riferimento prima, no? Alla buona volontà di resistere in una guerra... esatto, quindi... No. Intanto mi scuso, ma è da stamattina che siamo in giro, siamo in noi... non negli Stati, sono in giro dalle 6 di stamattina, sono alla 7ª iniziativa, però questa non me la volevo perdere perché io conosco bene la qualità delle relazioni e i temi trattati in questa sede e in altre sedi, è da qualche anno ormai che seguo l'avvocato Giambrone. Una condanna? No, è una piacevolissima condanna. E io sono molto interessato a tre livelli ad ascoltare le sue relazioni. Faccio l'inverso però, come istituzione, di solito si fa il contrario, come istituzione, come imprenditore, ma soprattutto come padre di famiglia. Di solito dico come cittadino, come imprenditore e come istituzione a salire. Invece questi temi mi interessano soprattutto per il futuro dei miei figli, che poi sono i nostri figli, i vostri. Io sono molto preoccupato ed anche un poco ottimista. Che vuol dire preoccupato e un poco ottimista? Sono preoccupato per una decadenza dei valori, sono un poco ottimista perché ritengo che ci sia quella parte sana, e dice bene, la parte che chiaramente gradisco di più, almeno nella speranza che nessuno di noi deve perdere, per il futuro dei nostri figli. Altra grande verità, ormai noi, qualcuno dice, la nostra strada l'abbiamo fatta. Su questo concetto non sono molto d'accordo, altrimenti mi dovrei domandare tutte le mattine che cosa vado a fare io laddove mi hanno voluto, non avendo chiesto a nessuno. Io faccio il volontario nella pubblica amministrazione e pago un prezzo altissimo, soprattutto pagheranno questo prezzo le mie figlie. Lo dico non per raccontare nella mia vita, nella mia storia, perché non è importante, anzi è pochissimo importante, ma è importante mandare segnali. Quando l'avvocato Giambrone parlava di Borsellino, è chiaro che stiamo parlando del ciclope rispetto, voglio dire, alla cimice che corrisponde al sottoscritto. Ma quando l'avvocato Giambrone citava gli esempi, è solo attraverso gli esempi riusciamo ad individuare quella famosa, un piccolo spiraglio di luce che consiste nella speranza. E non è la speranza quella cristiana alla quale io poi mi affido, perché io sono un cattolico credente, voglio dire, ma la speranza civile, che rispetto a quella cristiana è un'altra cosa, anche se tutte e due, voglio dire, sono un po' tinte di rosa. Ma nella verità, nella sostanza, e voglio così ribadire il concetto che è stato chiarissimo, soprattutto per me che l'ho ascoltato più volte, perché dovete sapere che dalle relazioni poi per esempio stasera io chiederò quello che ho chiesto le altre volte all'avvocato Giambrone, è una cosa che voglio dire, è una cosa che ci accomuna. Domani mattina lui sa la mia mail, mi deve mandare la relazione per mail, perché non perché io abbia bisogno di rileggerla, ma nel rileggere una relazione che lui fa scorrere, come avete visto, sagacemente sul suo computerino, perché c'è una cronologia da seguire. Senza quella cronologia forse non dà la dimensione del fenomeno che ci ha, come dire, offerto in maniera totale, diceva bene Gimigliano, esaustiva. Io voglio solamente aggiungere qualche particolare che mi tocca un po' più da vicino, sempre nella triplice vista. Adesso lo faccio al contrario, da cittadino, da imprenditore e da istituzione. Un luogo privilegiato dove ho la possibilità
Io non faccio il controllore, faccio un altro mestiere. Ma è un luogo privilegiato perché passano in quel luogo se sei attento, se vuoi fare la persona onesta e soprattutto se vuoi modificare le cose che non vanno. Luogo privilegiato perché hai il polso della situazione, nell'economia, dell'economia e per l'economia. Sai perfettamente, questo non per il luogo fisico che è la Camera di Commercio, ma per quello che hai alle spalle, 32 anni di attività a servizio del sistema. Un sistema che fa acqua da tutte le parti, ma non è totalmente bacato. Io non voglio dire quanti imprenditori e quale sia la percentuale degli imprenditori, se lo 0,1 o il 99,9%, dei bravi e dei buoni rispetto ai cattivi. Ma vi assicuro che c'è una classe di imprenditori che non lavora, ma sputa sangue. È una cosa diversa. Lavorare nel nord. Perché si lavora bene nel nord? Perché non si subisce la retratezza culturale, ma soprattutto quella economica. C'è un problema di sottocapitalizzazione, cosa che diciamo in tutti i convegni. Ad esempio, le cose citate dall'avvocato. Questa mattina al Comune di Catanzaro, nella sala convegni, nella sala del Consiglio, non abbiamo tenuto una seduta pubblica, poteva intravedere chiunque, c'era una platea non molto folta, perché era una seduta tecnica. C'è un gruppo di esperti, soprattutto capitanati, una SPA, che mandavano tutti questi che sono dei progetti finanziati dallo Stato, per capire quali sono le procedure, quali sono i metodi da attuare all'interno di ogni singolo territorio. Il più devastato è la Calabria. Non faccio per questo un convegno sulla Calabria. Conosciamo bene le problematiche a 360 gradi, tutte quante con indice negativo, con segno negativo. Qual è la differenza fra noi e il resto del mondo? Il resto del mondo è che qui c'è questa grande volontà, dei poco o dei più, l'ho chiarito, di uscire dal guado, con tutte le deformazioni del caso e con tutte le nostre incredibili assurdità di carattere sociale. Perché dico assurdità? Perché si contrappone a questa grande forza, volontà, parlo ancora di quelli che sputano sangue. Attenzione che non sono gli imprenditori, 3, 4, 5, 7, che sono le migliaia di imprenditori. Perché lasciate stare, ci sono dei casi d'eccellenza dettati da famiglie storiche, ringrazio per la sottolineatura. Io sono la quinta generazione, i miei nipoti sono la sesta, mi auguro che arrivi la decima, quindicesima generazione in questa azienda, quando fra 5.000 anni non ci saremo più, mi auguro, voglio dire, che ci siano altre evoluzioni, perché l'evoluzione di un'azienda, di una storia, di una famiglia, non si mette in discussione per il Dio denaro. Gli imprenditori, quelli che valgono, non sono quelli che hanno soldi in banca, sono quelli che hanno lo spirito di appartenenza, di un nome, di una famiglia, di qualche cosa che hai alle spalle, ma che soprattutto è il tuo futuro, perché lo vedi lì, lo tocchi con mano e lo vuoi acchiappare. Ed è la rispettabilità di quello che ti hanno lasciato gli altri, che tu vuoi lasciare ai tuoi figli. Vedete, è un concetto che non è filosofico, è l'etica della vita. L'etica della vita che sta nell'etica delle imprese, che sta nell'etica delle istituzioni. Io non ho voglio confessarvi una cosa, che possono testimoniare soprattutto i miei fratelli, i miei 9 fratelli, 8 fratelli con i quali ho lavorato. Nella mia azienda io non ho mai approfittato di un caffè, quando io ero amministratore delegato del gruppo. Avrei potuto farlo, perché come si dice in gergo, io mantenevo la cassa, c'è il leader che di solito gestisce, sa, in ogni azienda è così. Ma no, nella nostra famiglia oggi c'è una holding, non quella della mafia, è una holding. La holding praticamente è la centralizzazione
di una serie di imprese, ognuna delle quali fa un mestiere diverso, che servono a reggere l'equilibrio finanziario, se va male un settore rispetto ad un altro. Ma non vi voglio tediare, non vi voglio annoiare con queste. Sto cercando solo di dirvi che ci sono delle strategie di sistema economico dettate da una grande esperienza, ma la grande esperienza si fa con molti anni, con secoli, con una storia infinita, non finisce mai. Io oggi mentre vi parlo mi rendo conto di aver acquisito una piccola, modesta esperienza attraverso la quale non, così, do qualche nozione del modo di essere imprenditore, impresa, società civile, amministrazione, ma mi rendo conto tutti i giorni, come stamattina, le mille cose, tra le mille cose che abbiamo detto stamattina, questa commissione, ed io sono stato chiamato chiaramente sul piano istituzionale, ma c'era anche il presidente di Confindustria, il presidente di Confesercenti, non c'era quello di Confcommercio, il presidente di Confesercenti, c'erano i sindacati, la CISL, la CGIL. Dice, perché tutte queste persone che facevano? Sono quelle, non sono i convegni dove ognuno dice la sua e chiudendo la porta poi non è conseguenziale, perché il problema più serio è quello. Per esempio, stasera se stessimo a parlare di un altro argomento, potremmo, ognuno potrebbe dire la sua e fare buoni propositi. Qual è il problema? Usciamo dalla porta, ritorniamo a casa, ognuno mette la coperta sulle proprie gambe, sta davanti al camino e domani un altro giorno si vedrà, dimenticando quello che si è detto stasera. Al contrario, nel mondo economico, per lo sviluppo di cui tutti parlano, avete mai una volta non sentito parlare della valorizzazione dei giovani? Io no, io lo sento in tutti i momenti della giornata. Qualunque politico che vuole far presa sul pubblico per tirare l'applauso parla, dobbiamo la nostra forza, il futuro sono i giovani. Beh, dovete sapere, non per fare lo scandalista, ma mi d'accordo un poco con i colletti sporchi. In un compendio vedo un'altra antenna che disse, i giovani hanno generato, però poi presentò il figlio che doveva presentare, allora non ho capito. Dovete sapere che io sono la prova provata di quel che vi sto dicendo. Io che sono mi autodefinisco un confindustrioso, non un confindustriale, la terminologia giusta, corretta è confindustriale. Io siccome anche in alcuni luoghi, quelli di Confindustria, ci sono le camere dei bottoni, dove l'accesso è dato solamente a pochi, dove io probabilmente non ho l'autorevolezza di entrare. Allora io mi sono ritagliato uno spazio in Confindustria, non quello dei confindustriali, ma quello dei confindustriosi. Chi sono i confindustriosi? Quelli che si ammazzano di fatica per produrre le cose e quelli che invece non solo non si ammazzano, ma sfruttano la situazione per avere altri contatti, altre cose. Sto cercando di dire che così come gli ambienti professionali, gli avvocati, ed è una cosa molto elegante che un avvocato dica dei difetti degli avvocati. Ed io per lo stesso motivo non dico di tutto di più nei confronti degli imprenditori. 30 anni fa, quando io ero un misero presidente dei conduttori, ero molto, molto più giovane, mi chiesero alle 11 di sera, vennero a casa a chiamarmi per entrare nel sistema. Io non sapevo nemmeno che esistesse il sistema. Quando salì le scale per la prima volta della mia associazione, scoprì che, ero 27enne, 28enne, 30enne, scoprì che c'era un gruppo cosiddetto giovani, gruppo giovani. Beh, dovete sapere che nessuno mi ha mai permesso di entrare nel gruppo giovani, perché non fu costituito, in virtù del fatto che io rompevo, diciamo, per non essere volgare, le scatole. Cioè, io ero uno di quelli che si sedeva al tavolo e diceva, perché non facciamo questa cosa a favore del sistema delle imprese? Perché non modifichiamo l'attività del gruppo o dell'associazione? In questo modo forse creiamo più interesse. Perché? Perché i direttivi della mia associazione, quella di provenienza,
erano costituiti da gente ignorante che veniva messa lì per non dare fastidio. Tanto è vero che c'era un impero. L'imperatore è una delle persone che amo di più, l'imperatore. E sono stato io che gli ho tagliato la testa, ho fatto sì. È una persona con la quale voglio bene. Non dico il cognome conosciutissimo, non lo dico per motivi di eleganza. Ed è una persona che mi vuole molto bene, che mi stima, soprattutto perché io gli ho spiegato il motivo per il quale io, non contro di lui, ma a favore del sistema, gli ho tagliato la testa. Oggi siamo grandi amici, lavoriamo assieme, e lui ammette non i suoi errori, ma gli errori di un sistema bugato, sbagliato. Ecco, in questo sta la proiezione delle mie speranze per i miei figli. Io, piccola cimice, mi sono inserito, ho modificato qualche cosa. Io sempre piccola cimice, anziché con due zampe, cimice con quattro, vengo chiamato a mettere posto, mi hanno chiamato per mettere a posto le cose in un'istituzione di importanza, autorevole, ma non aveva autorevolezza, perché non aveva un soldo, perché alla Camera di Commercio all'epoca si spendevano i soldi per fare i viaggi con le mogli e i cugini e i figli, e si mandavano a New York, c'è una delibera, in tal senso, io vi parlo di documenti, non di chiavi, si mandavano tre imprenditori a New York alla fiera, al seguito 36 persone, con biglietti aperti, albergo 5 stelle. C'era qualche cosa che non funzionava. Oggi il presidente, che è il sottoscritto, non è mai, quindi io ho finito il mio secondo mandato questo mese, è chiuso il mio, siamo al rinnovo, non mai, per mai vuol dire mai, sono andato in un luogo che fosse New York, America, vanno a Chicago, andiamo in Canada, andiamo in Russia, andiamo in Marocco, andiamo in Brasile, andiamo dappertutto. Chi? Gli imprenditori. Io no, perché non ho nulla da vendere, non capisco perché devo seguirli. Allora è un modo nuovo di intendere la pubblica amministrazione, è un modo nuovo di intendere. Io mi scuso se sono stato prolisso, ma l'avete voluta voi, siete stati voi che... Allora, io i complimenti che faccio alla vostra organizzazione, alla quale storicamente sono vicino, c'è stato un buco della quale mi scuso pubblicamente, ma come si dice, guai molto seri di famiglia, come sapete, mi hanno impedito quasi per un anno di essere presente alle vostre miserie. Mi auguro che, diciamo, tutti i guai sono già avvenuti, per cui adesso mi riaggancio alla vostra organizzazione. Complimenti. Grazie Paolo Abramo, Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro. Non so se